Luca Berardocco, dopo aver rotto l'emozione con Empoli Albino Leffe, il vero esordio è quello di oggi. Sì, appunto, il vero esordio è stato quello di oggi, è stata una bellissima emozione perché ho fatto esordio nel mio stadio, perché sono di Pescara, vengo allo stadio sin da quando ero piccolino, è un giorno speciale per me, diciamo. Una buona prestazione nonostante le condizioni climatiche ed ambientali un po' avverse. Sì, appunto, una buona prestazione, anche se oggi non si poteva fare di meglio, viste le condizioni del campo. Era meglio se riuscivamo a vincere, però è andata così purtroppo. Vuoi utilizzare questa occasione per raccontarti ai tifosi biancazzurri come sei arrivato nel settore giovanile del Pescara e quali sono le tue caratteristiche? Sì, io sono arrivato a 12 anni, mi sembra, giovanissimi provinciali. E niente, da lì ho fatto tutta la trafila fino a quest'anno ad arrivare in prima squadra. E sono centrocampista centrale, mancino. E vabbè, le mie caratteristiche principali sono: mi piace giocare la palla, sono consapevole che devo correre molto, anche visto il mio fisico. Cerco di giocare sempre a palla, cerco di non buttarla mai. A volte non sempre ci riesco, però. A quale giocatore ti ispiri? A me piace molto Pirlo. Un esempio così, proprio basso basso. Vabbè, sì, il mio ruolo è quello il migliore, secondo me. Il playmaker, e sai benissimo che complici le assenze per infortunio e di squalifica a Grosseto per Tognozzi, si aprono buone prospettive per te, sei pronto? Sì, certo, io sono sempre pronto, se il mister decidesse di mandarmi in campo io sono pronto. Amministratore Sebastiani, un punto più vicino alla salvezza o due punti più lontani dai playoff? Un punto più vicino alla salvezza sicuramente. E noi guardiamo, voi lo sapete, io lo ripeto, non ho problemi, l'obiettivo della società era quest'anno una salvezza tranquilla, un campionato dignitoso. Penso che Pescara stia facendo di più di quello che era il suo obiettivo, quindi va bene così. Una grande prestazione sotto il punto di vista agonistico su un campo tra virgolette infame e nonostante la grande emergenza anche a partita in corso. Sì, assolutamente sì, va rimarcato questo che dicevi tu, perché la squadra veramente ha fatto una grande partita sotto l'aspetto proprio dell'agonismo, della grinta, dell'impegno, perché non era facile su un campo del genere, non era facile quando a un certo punto siamo rimasti senza Nicco, a un certo punto è dovuto uscire anche Gessa per quella brutta caduta, e quindi non era assolutamente facile. Poi avere magari dei giocatori anche un po' più leggeri su un campo del genere non è che sia sicuramente un vantaggio. Io penso che con un campo asciutto oggi sarebbe stata una bella partita, perché noi siamo una squadra che giochiamo a calcio, anche loro giocano abbastanza bene, quindi sarebbe stata sicuramente una partita molto più divertente. La nota più positiva forse della giornata è che i 2-91 in campo del Pescara, Capuano e Berardocco, hanno ben figurato al cospetto di una candidata ai playoff come la Regina. Sì, per Capuano è una conferma, perché è già stato impiegato altre volte, Berardocco era solo entrato qualche scampolo di partita, oggi ha dovuto giocarla quasi tutta, e tranne magari quei primi 10 minuti che ci può stare, un pizzico di emozione, però poi ha fatto una grande partita, ripeto, su un campo infame. E adesso secondo me sabato gli toccherà magari cominciare dall'inizio, perché comunque abbiamo un centrocampo in emergenza, però io sono molto tranquillo perché Berardocco si allena con la prima squadra già dall'anno scorso, il mister lo tiene in considerazione, e se lo tiene in considerazione vuol dire che è uno che può fare bene anche in prima squadra. In conclusione, adesso alle porte c'è la trasferta di Grosseto, bisogna assolutamente invertire il trend negativo. Sì, anche se è negativo solo l'aspetto del risultato, perché io ripeto, a Sassuolo penso che il Pescara non abbia demeritato, anzi ha iniziato molto bene la partita, poi magari ha avuto un attimino di calo, si è tirata un po' indietro, abbiamo preso quel gol così discutibile dal punto di vista proprio dell'attenzione, e poi alla fine il Pescara ha reagito, ha trovato il gol con Maniero,
un gol annullato in maniera proprio ingiustificata, però cioè, ci può stare. Adesso magari invertire il trend può significare anche fare magari risultato pieno quando tu non giochi bene, come magari è successo in altre occasioni, che noi le uniche due partite che abbiamo vinto probabilmente sono quelle che abbiamo giocato meno bene in trasferta. Se serve di giocare meno bene, speriamo che venga il risultato giocando male.